Ok, allora faccio un muro. Adesso vado in Architecture, Component Model in Place. Voglio creare un vuoto di un muro, quindi vado su Walls. Ok, do un nome, sottrazione. Ok, vado a lavorare in planimetria, quindi in piano terra, piano interrato, in piano interrato. Adesso creo void forms. Uso il void extrusion. Quindi seleziono la linea e creo questo vuoto secondo le misure che vedo o secondo la planimetria. Faccio così, così, così e così. Chiudo. Ok, deve essere una forma chiusa perché deve essere un solido. Adesso vado in 3D, così lo vedo in altezza. Faccio ok per il volume del void. Adesso vedo che mi dà un'altezza default. Io lo posso alzare fino qua, per esempio. Ok, o posso andare oltre, non è un problema. Ok, adesso prima di uscire devo fare cut. Dal muro devo sottrarre questo. E mi fa la sottrazione. Poi finisco il modello. Allora, io voglio garantire che questa qui è un rivestimento. Non è che ho tagliato il muro, vedo dentro il cemento, giusto? Quindi voglio garantire che il rivestimento gira secondo questo. Quindi vado in pianta e vedo come è fatto questo. Se vado in vista dettagli, qui vedo che è fatto bene perché il muro l'ho già sistemato. Però se questo è un altro tipo di muro, vedete, per esempio, beh, anche questo va bene, però non sì. Questo muro adesso sto usando i muri che abbiamo creato per il nostro progetto con il rivestimento che gira intorno. Vedete come il rivestimento gira intorno? Quindi qui mi risolve il problema, però qui mi rimane questo problema, che perché per lui ha considerato che la metà fuori è questo rivestimento e dentro invece il rivestimento di dentro non gira per coprire il vuoto. Questo si può impostare dentro Edit Type, se vi ricordate, dentro Structure. E qui, come vedete, dentro Wrapping, abbiamo detto Exterior Exterior, quindi la parte esterna copre la fine del muro. Invece adesso dobbiamo fare Both. Questo inserts, quindi in questo caso è un insert, non è la fine del muro, quindi la fine del muro qui lo copre solamente la parte esterna, invece nell'inserts qui tutte e due. Se faccio ok, apply ok, vedete, adesso mi lo fa bene, quindi il rivestimento interno arriva a metà e l'esterno a metà. Ok.